Bentornati ragazzi, qua è Leo di Food Italia Channel e siamo qui, nonostante tutto, con il nostro Road to Italy. Vi avevo lasciati con una scelta molto difficile se cambiare Barella o Calapai, ma voi avete con molta semplicità scelto di eliminare Calapai, anche perché mi pare che sia stato votato solo lui, ovvero il nuovo entrato Andrea Rispoli, veramente un buon giocatore con ottime statistiche, tanta velocità, 77 di fisio per un bronzo sono veramente tanto. Purtroppo ho dovuto mettere Aramu alla sinistra, è quello che abbiamo a cambiare Falcone. Qualcuno mi ha chiesto anche perché non usi le forme fisiche per questo, perché sennò Aramu non lo vedreste mai. Per dare un senso alla panchina, semplicemente. Abbiamo un torneo da vincere, dai, su, siamo in semifinale, due partite, da dare tutto, il massimo, tutto quello che abbiamo. Abbiamo trovato un giocatore con lo stesso stemma, le stesse maglie, però 70 di rotazione e 43 di intesa. Mi pareva ci fosse tipo The Hacker qualcosa, quindi aspettiamoci che ci hackeri la partita in qualche modo vinca. Però intanto siamo all'Allianz Arena, guardiamo un po' come funziona sta partita. Io ho paura. Entra Verdi. No, niente. Eccoci. Quittato. Perché? Non è successo niente, cioè non mi è andato né la sconfitta né la vittoria. Però i tre punti per il rage quit me li prendo uguale, che tanto non troverò altri giocatori nel torneo. One eternity later. Siccome non posso stare qui a perdere tutto questo tempo, visto che è mezz'ora e non ho ancora trovato un avversario, conteremo quel piccolo episodio che abbiamo avuto con quello che ha quittato subito come una partita. Facciamo conto che l'abbiamo vinta con il rage quit senza aver fatto gol, e facciamo conto di aver perso senza aver fatto gol la finale. Così ci spettano 20 punti. Quindi abbiamo 20 punti, 3 per una vittoria, 3 per il rage quit, 2 per la rete inviolata, sono 28 punti. Quindi abbiamo un po' di cambi da poter fare. Allora, il primo cambio sarà sostituire Aramu, che è probabilmente il giocatore più scarso che abbiamo in rosa. E con 8 punti arriviamo a prendere Caprari, giocatore del vivaio della Roma, adesso in prestito al Pescara, credo. Poi usiamo 3 punti su Ceravolo per arrivare a De Luca, che è una seconda punta, così che lo posso usare sia come trequartista che come punta. Poi ne utilizzeremo altri 7 per migliorare Barella con il giocatore che avevo proposto nello scorso episodio, ovvero Zito. Così però ne abbiamo usati 18, ce ne rimangono ancora 10. E ne utilizzerò 9 per aumentare l'altro terzino destro, ovvero Almici, e arrivare a prendere Pisano, che è un ottimo giocatore, 90 di velocità, 73 dribbling, 77 di difesa, 67 di fisio, un 71 di overall, molto interessante. Quindi come potete vedere adesso la squadra è completamente argento, a parte per il portiere, e andremo a ricominciare il torneo. Un po' mi dispiace farlo, ma dovrò cambiare il portiere per avere una squadra completamente argento utilizzando l'ultimo punto rimasto. Quindi addio Donnarumma, entra al suo posto Brignoli, che ha comunque ottime statistiche per essere solo un 65. Quindi adesso abbiamo una squadra completamente argento, metterò in panchina altri argento, anche se non della squadra che abbiamo in questo momento, e cercheremo un avversario nel community silver. Vediamo se qui ci sono avversari. Grazie a Dio, Firenze a C. Andiamo un po', 71 di valutazione, 100 di intesa, Bundesliga number one, invece una Barclays, stranamente. Ormai non mi sorprendono più le Barclays nei tornei argento. Purtroppo potrò fare solo due partite, se no il video dura un'eternità. Zito De Luca, dai De Luca. Incrocia De Luca, gran gol! De Luca all'esordio, la mette dentro, fa l'1-0 al quinto minuto. È andato in palla, vai ancora. Vai al di prima, oddio, dai che la porta è libera. Vai lì, ottimo. Caprari, ancora per Verdi. Dai Verdi, provalo il tiro. Mamma che gol di Verdi, 2-0, gol spettacolare per Verdi, grandissimo. Non mi aspettavo facesse gol da quella distanza, in realtà l'ha messa piazzata veramente bene. Buono, vai così per lo skill goal di Luca, no. Vai, ottimo per Caprari. Buono l'inserimento di Caprari. Il tiro qui, non c'è il rigore. Vai da Alessandro. Una finta buona. Vai da Alessandro. Dove l'ha presa? Riesce al primo tempo sul 2-0. Ottimo, ottimo. Non stiamo riscaldando molto. Abbiamo concretizzato due occasioni. E va bene, dai. Buono così. Dai, il tiro, gol. Skill goal. E ancora Simone Verdi, se non sbaglio. Mamma mia che bestia Verdi, che bestia. Sta facendo tantissimi gol.
Nonostante pensassi comunque di metterlo nella squadra, però ringrazio comunque chi me l'ha consigliato, che adesso in questo momento non mi ricordo, scusami, perché è veramente forte Verdi. Buono da Alessandro, ancora così. Entra dentro. Prova così e guadagna rigore con una skill. Potrebbe essere un altro skill goal qua. In questo caso si fa battere a Verdi perché va per la tripletta. Simone Verdi la mette sopra il portiere che non si butta. E però prende traversa Verdi, mannaggia. Buono. Vai De Luca, la mette giù, il tiro addosso al portiere. Lotta ancora. No, cos'è? Fallo. Non ci credo. Oh mio Dio. C'era questo? Tanti applausi. Tanti applausi. Provalo il pallonetto, Caprari. Mamma mia quanto ci è mancato. Finisce qua sul 3-0. Peccato di non aver fatto quel rigore, perché sarebbero stati 3 punti in più. Però abbiamo comunque 3 punti per i gol. Uno per il gol spettacolare, uno per lo skill goal, 2 per la rete inviolata, 3 per la vittoria. Sono 10 punti. Potremmo usarli intelligentemente. Guardiamo un po'. Visto che eri stato infortunato, ne approfitto per cambiare l'Ambrughi in Biraghi. Si fa anche la rima. Per 8 punti ce ne rimangono 2 che mi terrò. E applichiamo un contratto a Masi e siamo pronti per giocare. Eccoci qua per la, diciamo, seconda ed ultima partita di oggi. Oh, finalmente un Wilson Tots. Strano che sia una Barclays, però. Buono De Luca, qui c'è il fallo. Vai De Luca ancora! Aveva subito 2 falli, ma ha continuato nella sua corsa verso la porta. Non male De Luca. Dai, buono, vai De Luca, buono, controllo il tiro, non male. Ho cercato il primo palo, l'aveva anche trovato, ho trovato anche l'opposizione del portiere, però gran giocatore De Luca. No, no, dove passa? Taylor, fallo 1-0, piena disattenzione un po' del difensore lì, non so chi fosse, Masi, ecco. Perché si vedono tutti i replay? Una cosa assurda, tutti, mamma mia. Buono così, mamma mia, dai, colpisci. Dai, su, fallo sto gol, grazie, c'è l'1-1 di Caprari. Vai, ottimo, la schema, dai. Così, 2-1, grandissimo schema. Questa volta è ancora Verdi aver segnato. Mamma mia, quanti gol ha fatto Verdi? Tantissimi. 2-1, subito, immediato. Buono, ancora, grande per lo skill goal. No, buona la chiusura. Finisce qua il primo tempo su 2-1, siamo in vantaggio incredibilmente contro un avversario molto forte con quel Wilson Tots, che è praticamente illegale. Credo abbia 96 di velocità, no, forse non 96, ma giù di lì. Buon fisico, più che un argento. Messo a Royo, buono, fa piacere. No, perché tutti e due mi sono saliti? Dai, Portio! No. Quando fai il tiro così di precisione entra sempre. Pareggio di Antonio e si riguarda anche questa volta tutti i replay. Vai De Luca. Vai sul secondo palo, vai così! Simone Verdi, ancora lui! Mamma quanti gol che fa! Assist di De Luca, ottimo! E c'è il 3-2, un'altra doppietta già per Verdi. Buono ancora, grande De Luca! La prova così, De Luca! No. Eccolo, il 3-3, non c'è verso fermarlo questo. No, madonna che palle. Ma dai, vai De Luca. Mamma mia De Luca, che gol ha fatto. Cosa ha messo? Di controbalzo. E questo te lo riguardi tutto 10 volte. Finisce qua il tempo regolamentare. Andremo così ai supplementari, purtroppo. La Casarini, prova la Casarini. Buono Verdi, vai ancora. E vabbè, ste scivolate però prendono sempre la palla. Prendono. E vabbè, e finisce qua anche il tempo supplementare. Quindi andremo a rigori. Dai. Serve lui. Ehi, lag. Come cazzo faccio a batterli con questo lag? Impossibile, vabbè. Partita persa. Buttati! Stavo pisciando il no. 2-1. Questa non va pari. Ancora di là. No, ho sbagliato. Ma non l'ho nemmeno alzata. Partita finita. E finisce così. Sconfitta per noi.
ai quarti, quindi ci meritiamo solo 5 punti più i 4 dei gol. Non mi ricordo, forse c'era un gol spettacolare, sono praticamente sicuro, e forse uno skill goal, non mi ricordo, adesso riguarderò un po' i replay. No, invece c'era solo un gol spettacolare, quindi sono 5 punti per i gol, 5 punti per premio torneo, quindi abbiamo 10 punti più i due rimanenti 12. E questa volta con 12 punti vi chiedo, voi cosa fareste? Quindi lascio a voi la scelta, scelta libera, e il cambio che più mi piacerà proposto da voi lo prenderò in considerazione e lo farò nel prossimo episodio. Probabilmente possono essere anche due cambi, tre cambi, come volete. Faccio vedere i giocatori che sono questi 11 in campo, ovvero Brignoli, Masi, Santa Croce, Pisano, Biraghi, Casarini, Verdi, Zito, D'Alessandro, De Luca e Caprari. Ma soprattutto quelli che vorrei più cambiare sono, a parte Rizzato e Rispoli che ho appena messo, Raimondi, Scozzarella e Aquilanti. Io mi concentrerei più su Aquilanti e Raimondi. Ah no, scusatemi perché non avevo ancora rimesso due giocatori, ovvero Zambelli e Falcone, sono altri due che potremo cambiare, anzi, probabilmente Zambelli è uno dei più deboli qui in questa formazione. Comunque, a voi la scelta, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video.